L'intervento di rigenerazione urbana sostenibile oggi non può che essere calato nella più ampia categoria di interventi ESG, dove in questa nuova dimensione la rigenerazione urbana non può più limitarsi agli aspetti edilizi urbanistici del progetto, ma deve ovviamente guardare altri aspetti altrettanto importanti e fondamentali, come l'aspetto ambientale, di sostenibilità ambientale, l'aspetto sociale e l'aspetto di governance del progetto. Per quanto riguarda l'aspetto ambientale, non possiamo più solo e unicamente concentrarci sulla cosiddetta bonifica, che sicuramente rappresenta un punto nevralgico dell'intervento anche in chiave sostenibile e non più in una chiave, diciamo, di consumo di risorse e produzione di esternalità negative. Ma l'intervento dal punto di vista ambientale deve anche garantire certe performance energetiche, certi consumi, e soprattutto anche l'utilizzo di materiali facilmente recuperabili in futuro. In quest'ottica quindi si delinea più fattori che rendono dal punto di vista ambientale sostenibile l'intervento. Dal punto di vista sociale, anche in questo caso non possiamo più limitarci a individuare, diciamo, coloro che acquisteranno o prenderanno in locazione gli immobili. Dobbiamo entrare in una dimensione cittadina, cioè dobbiamo cercare di capire gli aspetti sociali e le esigenze sociali di chi occuperà questa porzione di città, quindi individuando servizi e spazi a disposizione di queste nuove categorie di utilizzatori. E infine la governance. Governance non intesa o non limitata alla governance dello sviluppatore, quindi uno sviluppatore che abbia una compagine di management sostenibile con delle politiche aziendali sostenibili, ma soprattutto la governance intesa come gestione dei futuri spazi e servizi a costi sostenibili e in modo da poter erogare questi servizi a tutta la compagine sociale che occuperà i nuovi spazi. La rigenerazione urbana ovviamente rappresenta per gli investitori anche una opportunità di investimento e al contempo un fattore di rischio. Il fattore di rischio deriva evidentemente dall'assenza di una normativa ancora matura e chiara, in cui l'investitore difficilmente si può misurare sulla qualifica di un intervento come di rigenerazione urbana e tanto più se di rigenerazione urbana sostenibile, perché in assenza di linee guida, in assenza di best practice, questo potrebbe oggi rappresentare un problema. Dal punto di vista invece però delle opportunità è chiaro che gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile possono essere dei interventi, dei progetti qualificati green, quindi compatibili con le politiche ESG degli investitori e dei finanziatori. Può essere anche un'opportunità in termini di incentivi, proprio in quest'ultimi mesi con il recovery plan. Sono previsti fondi per la riqualificazione del tessuto, anche se a mio modo di vedere non servono tanto degli incentivi pubblici per garantire il successo di un intervento di rigenerazione urbana, quanto invece vanno calati questi interventi in una realtà che preveda un supporto pubblico, ma supporto pubblico inteso come creazione di ancore, di funzioni pubbliche anche attrattive che creino, che aprano le aree, il comparto privato alla città. E infine anche a livello infrastrutturale, cioè le infrastrutture devono arrivare in queste aree, devono modernizzare queste aree, si pensa alla metropolitana, ai mezzi di superficie, alle stazioni ferroviarie, agli snodi autostradali o alla nuova viabilità. In tutto questo, questi probabilmente sono i veri incentivi che possono determinare in futuro il soggetto di un intervento di rigenerazione urbana anche attraverso, diciamo, degli accordi pubblici privati.